Come va il nostro trabucco? Il dottor Peluso, medico della mutua della SMS, che è venuto per la liquidazione della pratica, la signorina Mari. Poverino. Oh, parli pure forte, se tanto non capisce. Siamo riusciti a restituirgli tutto, tranne la parola e l'intelligenza. Al manicomio provinciale di Cogoleto. E così la SMS è a posto e potete liquidarlo. Fuma, professore? Grazie, no. Signorina? Grazie. Trabucco? Oh, dimenticavo. Ma no, guardi. Guardi come sappiamo fumare bene. Ecco. Che succede? Ma che facciamo? Ma no, signorina, no, il fumo no, perché l'ha fatto fumare? Lei lo sa quali sono le sue reazioni, no, perbacco! Ma l'ha fatto altre volte. Questa del fumo è una cosa nuova, ma ha fatto altre cose. È una forma di pazzia imitativa con dei risultati che superano ogni possibilità umana. In ogni modo, qui è tutto dettagliatamente scritto. Lei può firmarlo e dopo lo facciamo ricoverare. Un momento. Ma faccia lei. Basta! Riassumetelo. Un'altra pressa! Liberate un'altra pressa e mettetelo subito! Dobbiamo mantenere la media! Sì, subito! Vieni con me! Cronometrista, continuiamo! Tu, Torchio, vai in fondo al reparto, vai! Ecco qui. Ehi, cosa intendete fare? Aspetta, lo vedrai subito. Non penserete mica di tagliarci ancora i tempi per colpa di quel pazzo. Che media? 60 al minuto. Ah, bene. Formidabile. Urca! Avanti, su. Avanti. Su, avanti. Com'è che non arrivano altri pezzi? Ehi tu, che fai? Dormi?
Ma io non ce la faccio, non mi può costringere. 60 pezzi al minuto sono una media assurda, non ce la farò mai. Ce lo può fare lui, lo potete fare tutti. È ora di finirla con i 10 pezzi al minuto, hai capito? E voi altri, spero che abbiate capito bene anche voi. D'ora in poi il ritmo deve cambiare. Ve lo do io lo sciopero per il super sfruttamento. Alfani? Alfani? Sì, signor Presidente. Curioso, eh? Si rende conto, signor Presidente, perché ho ritenuto mio dovere riassumere l'operaio Trabucco. È impressionante. Psicologo? Rini! Le consiglio ora di guardarlo a rallentatore. Rallentiamo. Rallentare! Ma non rallenta? Beh? Ho detto di rallentare. Rallentare! Non può andare più piano di così, dottore, è il massimo. Quali sono le sue conclusioni, professore? Quest'uomo è totalmente inibito nell'intelligenza e nella volontà e nello stesso tempo ha sviluppato in maniera impressionante, al di sopra della media umana, le capacità meccaniche e ciò che secondo me è fondamentale, la disposizione alla disciplina. La catalessi ha provocato in lui l'assoluto annullamento di alcune facoltà e lo sviluppo abnorme di certe altre. Già, ha fatto cioè di lui un uomo inesistente e un operaio straordinariamente efficiente, un operaio moderno. Ora io mi domando, se noi riuscissimo ad isolare, ad analizzare e a riprodurre quelle che sono le condizioni psicologiche di Trabucco, naturalmente a puro titolo di esperimento scientifico... E poi provocare una catalessi generale? Ma non è questo quello che volevo dire. Basta così! Luce! Luce! Non sarebbe stato più serio lasciarlo andare in manicomio? Giusto!